Ciao cari amiche, cari amici e bentornati al canale. Secondo voi quali sono i personaggi di Roma antica che l'hanno fatto grande? Quella che noi conosciamo, la Roma sociale, la Roma delle grandi imprese, la Roma delle espansioni e della cultura. Lo scopriamo oggi con la video recensione. Sigla! Prima di iniziare con la video recensione vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere sempre collegati. Se schiacciate anche la campanellina verrete avvisati quando usciranno i nuovi video. La video recensione di oggi è Gli uomini che fecero grande Roma antica di Giuseppe Antonelli, edito dalla Newton Compton per la collana I volti della storia. Il libro che vedete qui è quello originale della prima edizione del 2002, uscito in copertina rigida. Se andate a cercare al giorno d'oggi in libreria e online troverete invece la nuova versione, che è quella riguardante l'ultima edizione del 2007. Ha la copertina diversa, come potete vedere dall'immagine che c'è qua sopra. Quindi se lo trovate, prendete la copertina rigida perché secondo me merita sempre di più rispetto alla classica brossura. Se non lo trovate, va benissimo anche la copertina morbida senza problemi. Per quel che riguarda l'autore, Giuseppe Antonelli è un autore che molti di noi conoscono, è un linguista che insegna all'università, ha all'attivo moltissimi libri di storia che vanno dalla storia antica alla storia moderna, quindi c'è ben poco da dire per quel che riguarda quest'autore. Lo stesso vale per la casa editrice, perché la Newton Compton è una casa editrice molto grande, una casa editrice rinomata, con alle spalle pubblicazioni di migliaia e migliaia di libri, soprattutto su Roma antica. L'autore con il suo libro ci introduce a 23 personaggi, sono tra coloro che hanno reso Roma antica, per quello che la conosciamo, così grande, potente e interessante. Tra i personaggi citati dall'autore troviamo i sette re di Roma, ovviamente il tutto inizia dalla parte della fondazione. Scendendo troviamo personaggi famosi come Scipione, come Catone il Censore, Pompeo, Silla, Cicerone, Cesare ovviamente, Ottaviano, Vespasiano, Traiano, fino ad arrivare a Marco Aurelio. Ognuno di questi autori ha un suo capitolo nella quale gli si introduce e si spiega il perché e che cosa hanno fatto per far diventare Roma quella grande potenza culturale, sociale e soprattutto militare che conosciamo al giorno d'oggi. Come si accennava poco fa, la casa editrice è una di quelle case editrici rinomate e famose, quindi dal punto di vista tecnico della pubblicazione assolutamente non c'è niente da ridire, anzi, ho trovato molto utile e interessante il fatto che i caratteri, per esempio, siano abbastanza grandi, quindi che facilitino la lettura. Quello che mi piace di questo libro è la presenza di molte illustrazioni che ci aiutano a capire meglio i personaggi e i contesti storici. Queste illustrazioni sono davvero tante, tra l'altro sono anche bellissime, provo a farvene vedere alcune che accompagnano la scheda di ognuno dei protagonisti e ci fanno anche capire un po' di chi stiamo parlando, perché può capitare che per i primi che si avvicinano alla storia di Roma antica, ancora alcuni nomi di alcuni personaggi non siano ancora conosciuti, o magari non si riesce ad associare il nome del personaggio all'immagine che si è vista e che quindi si conosce maggiormente. Quindi dal punto di vista tecnico nulla da ridire, dal punto di vista scrittura è una scrittura abbastanza comoda nella lettura, non crea particolare pesantezza o problemi, quindi è un libro che tra l'altro ha anche poche pagine, arriviamo addirittura con la parte finale, neanche 350 pagine. Per quel che riguarda la parte finale è interessante, come dovrebbe essere giustamente per questo tipo di libro in cui si fa riferimento a personaggi storici, l'indice dei nomi in cui sono riportati le pagine in cui questi personaggi vengono citati.
E dato che molti di questi interagiscono nello stesso periodo storico, ma soprattutto interagiscono tra di loro, prendiamo per esempio Cesare, Marco Antonio o Augusto per fare un esempio tra questi 23 personaggi, l'indicazione alla fine con l'indice dei nomi e dove ritrovarli nelle pagine in cui sono stati citati, secondo me è una cosa che favorisce molto la lettura, perché magari una volta finito, magari se si volesse focalizzarsi o rileggere una parte particolare o andare a scoprire qualcosina di più su un determinato personaggio, è più facile recuperarlo piuttosto che andare a sfogliarsi tutto il libro in sé. Bene, cari amiche e cari amici, c'è ben poco rimasto da dire, un libro che è un libro molto generale, quindi non è un saggio, non ci troviamo davanti a un grande saggio, ma secondo me è anche giusto così, perché è, passatemi il termine, una specie di libro introduttivo in cui si fa riferimento ai personaggi più importanti, che tra l'altro sono veramente importanti perché sono personaggi che hanno fatto la storia e hanno agito in un momento storico di svolta per quel che riguarda Roma antica. Quindi ci troviamo di fronte a un libro che non è specifico o si prolunga molto su un evento, un personaggio o un'azione, una reazione per la quale hanno portato a determinati fatti. Ma va bene anche così, perché un libro di questo genere è un libro appunto introduttivo, che quindi aiuta anche chi legge, soprattutto per chi si è avvicinato da poco a Roma antica, a incominciare a mettere qualche base e magari capire che c'è un personaggio che gli interessa più di un altro e di conseguenza sviluppare quel personaggio, andare a fare delle ricerche specifiche e magari indirizzarsi anche su libri soltanto su un personaggio piuttosto che tutti i personaggi di Roma antica, perché come tutti noi ovviamente abbiamo dei personaggi che ci piacciono di più, a cui teniamo di più e a cui teniamo di meno. Quindi grazie cari amiche e cari amici per averci seguito fino alla fine. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video che sarà molto presto. Un saluto a tutti, ciao!